defunti che si affidano alla tua nome, la luce del tuo volto. Diamo inizio alle celebrazioni del 24 settembre, ricordo dell'eccidio dei nostri concittadini nel 1943. Do subito la parola al Presidente del Consiglio, Antonio Gentsenti. Grazie. Saluto tutti i cittadini intervenuti. Saluto i giovani, soprattutto i ragazzi, gli studenti, i professori, i dirigenti scolastici, le forze dell'ordine, il presidente e i soci della sezione combattenti e del centro comunale anziani. Saluto il sindaco, il vice sindaco e i membri della giunta presenti, i consiglieri comunali presenti. Un saluto particolare va ai familiari delle vittime, quei pochi rimasti che hanno seguito ogni anno con rinnovato dolore la triste ricorrenza. E voglio ricordare per tutti in rappresentanza la signora Gelsomina, che io chiamo qui a fianco a noi dell'amministrazione comunale, la signora Gelsomina Santoro, che viene da Melfi ogni anno per questa ricorrenza, e chiamo Gennaro Di Lucchio qui a fianco a noi in rappresentanza di quei pochi familiari che sono rimasti in vita. Prego, Gennaro, signora Gelsomina, vieni vicino a noi. Grazie per la vostra partecipazione. Oggi, 24 settembre, in concomitanza dell'anniversario dell'eccidio nazifascista, si celebra anche la giornata dello statuto del comune di Rio Negro, così come prevede l'articolo 4,5 dello statuto. Nel 2002 l'allora sindaco Urbino ha dotato insieme al consiglio comunale il nostro comune di uno statuto, un punto di riferimento democratico, anche se il comune di Rio Negro è sotto i 15.000 abitanti e non c'era l'obbligo per noi di dotarci di uno statuto. E ha istituito tra l'altro anche la figura del presidente
del Consiglio Comunale. Questo statuto ha previsto all'articolo 2, tra le finalità e i principi, primo, la promozione dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico della nostra comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. 2. La promozione di una cultura di pace e di cooperazione internazionale e di integrazione razziale. La rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui. In questa ottica il Comune ha inteso nella giornata odierna stabilire anche la giornata dello statuto. Concittadini, giovani, studenti, a maggio del prossimo anno, cioè nel 2011, Rio Nero in Vulture compie 200 anni come comune autonomo, perché prima era una frazione della vicinatella. In occasione di tale importanza ricorrenza bisogna porre in essere un articolato programma di iniziative rivolte a costruire gli aspetti storici, gli aspetti culturali e sociali della nostra comunità. Tra le iniziative da programmare non dovranno assolutamente mancare quelle relative all'eccidio nazifascista del 24 settembre del 43, un grave fatto che ha segnato per un lungo periodo il popolo rionerese e ha condizionato comportamenti, iniziative, atteggiamenti, ha condizionato sinanche la sua storia, ha condizionato il suo ruolo, ha condizionato il suo futuro. Ricordare oggi, a distanza di 67 anni, l'eccidio di Rio Nero non vuole e non deve essere la semplice celebrazione di un fatto storico per il quale la nostra città è stata insignita della medaglia d'argento al valor civile. Evocare quell'eccidio cruento, inspiegabile nella sua ferocia, significa riflettere su un evento drammatico di questa nostra comunità, un episodio con cui forse Rio Nero non ha fatto i conti fino in fondo, troppo velocemente messo nel dimenticatoio della coscienza e relegato nel novero delle solo celebrazioni. Su quell'eccidio dopo la guerra non si riuscì o non si volle riconoscere la precisa responsabilità. Oggi esso sicuramente non è più affidato alla giustizia, non è più affidato alla politica, ma soltanto alla storia di questa nostra comunità. E questa comunità, con uno sforzo superiore di volontà, deve sapersi riappropriare di quella tragedia per rendere la memoria consapevole, per additarla ai giovani, ai ragazzi, alle nuove generazioni, come prezzo che un popolo è disposto a pagare, anzi ha pagato, per la propria e altrui libertà, come ciò che è avvenuto ma che non deve più ripetersi. Mi porto alla conclusione per dare la possibilità ai membri dell'Associazione Combattenti di portare il loro saluto e la loro testimonianza e far concludere il sindaco, ma mi preme ricordare, fare memoria, e ricordare, fare memoria deve essere monito per il futuro. I trucidati allora e i trucidati oggi nel mondo, quanti eccidi ancora oggi con le motivazioni più disparate, ma come ogni eccidio
ogni violenza, ogni strage, sicuramente senza alcuna ragione. Sembra che i moniti della storia non siano serviti, anche perché è importante che l'amministrazione comunale non si accontenti dell'illustre riconoscimento ricevuto dallo Stato italiano ed avvii, in collaborazione con le scuole qui presenti della nostra città, un percorso di studio e un percorso di ricerca su quel periodo, ad iniziare dai prossimi giorni, perché ritengo non esaustiva, non conclusiva l'iniziativa di oggi. Quale occasione migliore è quella del bicentenario della nascita di Rio Nero come comune autonomo, per poter giungere, anche con l'aiuto di studiosi qualificati, ad un quadro più puntuale di quello episodio. Si tratta soltanto di riempire di contenuto quella medaglia d'argento, apportandone il significato con un'opera di ricerca storica adeguata, creando semmai all'uopo un centro studi comunale che si occupa, come è avvenuto nei comuni del nord Italia, e saluto con piacere qui la bandiera dell'Ambi, anche qui a Rio Nero in Vulture. Quindi approfondire quel periodo storico, promuovere le ricerche, stimolare i giovani a studiarle. Solo così una tragedia di tanti anni fa può diventare occasione di riflessione sui gravi valori, sui grandi valori dell'umanità, e forse monito perché esso non abbia più a ripetersi. Tutti insieme, uniti, istituzioni, scuole, chiesa, società civile, associazioni, cittadini, giovani, recuperiamo la memoria storica e additare quegli avvenimenti come esempio per la costruzione di una cultura della pace, di una cultura della solidarietà, di una cultura della fratellanza, per dire in ogni momento della nostra vita no alle guerre, no alle deportazioni, no alle stragi e alla violenza, sì allo sviluppo, sì al lavoro, sì alla partecipazione, sì alla libertà e alla democrazia. Adesso ci sarà un brevissimo intervento del nostro concittadino Antonio Di Lucchio, deportato nei campi di lavoro nazisti in Germania. Sarà una breve testimonianza di quanto ha vissuto.